Buongiorno a tutti. La mia comunicazione non avrà caratteri di originalità, specialmente per chi ha fatto o sta seguendo il corso di Ministero Pastorale. Cioè, non dirò cose originali rispetto a quello che ho già sostenuto e pubblicato nei libri dedicati a questo tema. Che in realtà io sostituisco il professor Monsignor Castellucci, quindi cercherò di interpretare la relazione, il compito che lui era dato, cioè quello di fissare quali sono gli elementi fondamentali, il dato di fede che sempre deve rimanere nell'elaborazione di un modello di azione pastorale, al quale aggiungerò poi anche un'appendice un po' lunga, finale, su quello che ritengo possa essere la prospettiva complessiva dentro la quale reinterpretare il ministero presbiterale. Quindi intendo offrire alcuni lineamenti generali e riassuntivi che appunto nel metodo della teologia pastorale vanno fatti reagire con i dati del contesto umano, culturale e sociale nel quale la Chiesa si trova a vivere ed agire e che saranno la seconda sezione del convegno, come ricordava il professor Reali. Tutto questo per elaborare un praticabile modello pratico di esercizio del ministero qui e ora. Come scrive Schweitzer, i modelli sono figure di pensiero la cui valenza conoscitiva risiede nel fatto che riconducono la complessità di un processo ai suoi elementi decisivi e alle sue connessioni strutturali, e questo grado di astrazione ne consente l'impiego analogico. Fine della citazione. Ripeto, non dirò cose nuovissime, quindi vado anche abbastanza velocemente leggendo. 9 punti. Il primo comincia così: il ministero ordinato, specialmente nella sua determinazione episcopale e presbiterale, è stato a lungo compreso e presentato secondo la tipologia sacerdotale. Tra le diverse immagini che legittimamente interpretano tale figure ministeriali nel loro concreto storico, questa non prevalse per vulnus di prevaricazione, per una specie di sacralizzazione indebita, ma per via di una inculturazione efficace, per quanto tendenzialmente e a volte marcatamente riduttiva. Questa concentrazione sacerdotale, cioè sul compito della celebrazione dei sacramenti, finiva spesso per lasciare in ombra altre dimensioni, non meno rilevanti, ma senz'altro costitutive, come quella profetica e regale, tanto per stare al triplice munus. Ma in una società dove tutta la vita è interpretata attraverso il prisma ermeneutico sacrale, questa visione delle cose, anche se imperfetta, appare senz'altro culturalmente adeguata, cioè capace di senso, compresa dalla gente anche più semplice e integrata nel tessuto sociale. Oggi il ministero sacerdotale patisce quel cambiamento rapido ed epocale dell'ultima modernità che pare aver sfaldato questa concezione nei suoi stessi presupposti culturali. Perché? Perché il codice del sacro si debilita in esoterico e paranormale, non serve più a dire in forma simbolicamente accettabile le figure del ministero ordinato. Si è mantenuto, infatti, le dequalificherebbe miseramente, derubricandole in una interpretazione decisamente funzionale di prestatori d'opera da funzionari del sacro, cioè il prete che gira come una trottola per celebrare 4, 5, 6, 7 messe alla domenica. In questa prospettiva, l'interpretazione sacrale dell'identità pastorale del ministero apostolico, allora, o si irrigidisce in una riduzione, in un'anchilosi anacronistica, che può soddisfare alcuni, ma esce dalla società, esce dalla storia, o si deforma nella contraffazione del santone, del guru, che trascina, manipola e plagia, entrambe sublimazioni rischiose da cui fuoriescono i fondamentalisti e i fanatici. Agli antipodi l'interpretazione secolarizzata, che ne declina la figura in attore sociale o sostegno o consigliere psicologico, cioè assorbimento nella funzione di servizio pubblico, ma a fruizione privata, o di relazione intimistico-privatistica. Penso che dovremmo partire da qui nella nostra analisi. La storia e la vita della Chiesa hanno saputo esprimere lungo i secoli figure pastorali eccezionali che studiamo nella storia della pastorale. In quelle epoche, tuttavia,
essa poteva più facilmente accontentarsi, benché non ne gioisse, di altre più modeste, riparandole sempre sotto il manto della funzione sacrale. La tenuta del contesto, che era omogeneo tra Chiesa e Vangelo, tra Chiesa e società, Chiesa e mondo, suppliva almeno in parte la carenza della capacità di guida di molti. Oggi mi sembra non è più così. Né si pensa possa soddisfare quella deriva teorico-pratica che tende a compensare la perdita di rilevanza, dovuta all'ormai riconosciuto svuotamento del codice del sacro, con un riposizionamento volenteroso quanto ambiguo attraverso il codice del caritativo sociale. Rimane comunque vero che, e cito Tillich, visto che è l'anno suo, ciò di cui la Chiesa ha bisogno in ogni epoca e ha posseduto in gran parte della sua storia è una leadership esercitata dalle persone più forti, più dinamiche e coraggiose, da coloro in cui a un'alta vitalità fa da contrappeso una profonda spiritualità. Tale è il leader ideale della Chiesa, laico o sacerdote. Oggi una leadership del genere è rara perché i più forti vanno a finire nelle funzioni creative della cultura dove scorgono le occasioni migliori. Fine della citazione dalle lezioni IRL di Tillich. Ritornerò in sede finale su questo tema della leadership. La situazione in cui i presbiteri esercitano il loro ministero è resa ancora più complessa, credo, dal generale appannamento delle figure istituzionali e dei ruoli direttivi. Cioè, mentre largheggia, trova spazio la figura carismatica, viene messa in ombra ogni forma di autorità. Con uno sfilacciamento, dove neanche una consistente autorevolezza a volte riesce agevolmente a recuperare terreno, e neppure sfugge il rischio di vedere il ministero della presidenza, della guida, ristretto nell'azione liturgica, rischio che la diminuzione numerica dei presbiteri, il ricorso a forme varie non sempre equilibrate di supplenza, rende tutt'altro che teorico o di là da venire. Mi sembra che, alla luce di questo, e se vale questa interpretazione, una adeguata trattazione teologica è chiamata a mettere in evidenza come dalla prassi pastorale progressivamente emerga l'insufficienza di una impostazione statica e inerziale del ministero, quale sarebbe quella che possiamo chiamare dogmatico-giuridica o deduttiva, e l'esigenza di un ripensamento teologico, dove la questione però sia affrontata nella sua integralità, cioè nell'integralità delle sue dimensioni speculativa e pratica, quindi abbandonando decisamente la classica nozione individualistica della teologia dei poteri, sacramentale e giurisdizionale, potestas ordinis e potestas jurisdictionis, che ne trattiene la comprensione in un quadro teologicamente povero, sotto il duplice aspetto speculativo e pratico, ma anche anacronistico dal punto di vista della vita della Chiesa. Perché? Perché la teologia dei poteri ha il suo corrispettivo nel contesto culturale di una società omogenea a forte marcatura sacrale. Dunque la comprensione teorico-pratica del ministero non andrà compresa, proposta in quanto tributaria di criteri pragmatici o soltanto organizzativi. Non è a partire da questo che si può comprendere quale modello, quale forma il ministero possa assumere oggi, anche se prevedibilmente configurerà forme precise, altre ne escluderà, anche in base a criteri prassici o organizzativi. E quindi veniamo al punto che in un certo senso è anche cosa tenere e cosa lasciare. Bisogna isolare quei fattori costitutivi della forma actionis ecclesiae che, pur trovando questa diversa espressione storica, non possono essere mai disattesi e che ultimamente ritengo, e questa è la posizione che io nel dibattito, per quel che conta, ritengo debbano avere la loro radice nel radicamento trinitario della stessa azione ecclesiale. Anche Don Angelo prima faceva riferimento a questo. Perché? Perché ci sono altre prospettive legittime, quella per esempio che fonda sul sacramento dell'Eucaristia, quella che invece interpreta il ministero in chiave ecclesiologica. Io penso che invece il fondamento debba essere trinitario, perché ne andrebbe, se così non fosse, ne andrebbe anche del fondamento cristologico e dunque anche della struttura sacramentale della Chiesa.
È necessario tener conto del fatto che anche la determinazione della natura, che va distinta dall'identità, l'identità è quella natura oggi, adesso, culturalmente plasmata e connotata qui, la determinazione della natura del ministero essa stessa avviene sempre entro una temperie culturale determinata che non può né deve essere eliminata, ma va assunta criticamente, ci consente, è una precomprensione che consente di conoscere, ma anche una precomprensione che, se non è assunta criticamente, limita questa conoscenza e impedisce un suo sviluppo ulteriore, o nel nostro caso, impedisce l'elaborazione di un modello diverso. Dunque, per quanto riguarda l'identità del ministero nel suo concreto porsi storico ecclesiale, le dinamiche sociali, culturali diventano responsabilmente materia della stessa riflessione teologica, non in nome di un adattamento posticcio, ma della fedeltà al Vangelo, e questo è propriamente l'ambito teologico-pastorale. La questione è in attenzione ecclesiale non da oggi, ha prodotto messe notevoli di studi, di riflessioni, ma va detto non sempre equilibrate, non sempre soddisfacenti. Perché? Io ritengo che molte delle trattazioni teologiche risentono delle dinamiche socioculturali quasi senza avvedersene e si illudono di tracciare il profilo dell'identità presbiterale semplicemente ponendosi di fronte alle dinamiche culturali, finendo così con la pretesa di esserne immuni per subirne il trascinamento. Entro nella questione, secondo punto. Dunque, riferimento al mistero della Trinità che propongo di porre a fondamento del modello che vogliamo elaborare, deriva in definitiva dal riconoscimento, dalla persuasione che non si possa dischiudere il mistero di Cristo e di Cristo inviato del Padre e inviatore dello Spirito se non si assume e non si chiarisce il suo legame originario con la Trinità. Allo stesso modo, la comprensione della natura del ministero pastorale non può che passare per la sua identità, che rivela i tratti inconfondibili di un'opera divino-umana, cioè trinitaria. Questa connessione strutturale mi sembra che oggi venga spesso sottovalutata, quasi al pari del mistero dell'incarnazione, dal momento che non si considera a sufficienza il mistero della Trinità nel suo radicamento biblico e quindi faticando anche a riconoscerne il significato salvifico. E il corollario di questo misconoscimento è che per questa via si finirà per non comprendere più correttamente per quel che è, nemmeno l'avvenimento di Cristo e quindi anche la necessità del ministero pastorale. Perché anche se sarà sempre possibile affermare che lo specifico del ministero pastorale consista nella sua caratura cristologica, laddove allo stesso tempo non si comprenda Cristo nel suo originario significato trinitario, la sua preesistenza non potrà che sfuggire, il suo essere divino uscire di scena. Ed è per questa via che l'esercizio del ministero si secolarizza. Le opere pastorali non manifestano Dio al mondo e nel mondo. Il ministero pastorale, il ministero della guida, smarrisce la strada lungo la quale camminare con il suo popolo e la stessa forma esigente di vita apostolica tende inevitabilmente a ridursi a quella di un prestatore d'opera o di un solitario assistente sociale nel cui servizio il carattere cristiano si fa gioco forza sempre più irrilevante. L'agire ecclesiale, qui ripeto veramente alla lettera le cose del corso di ministero pastorale, dunque il ministero pastorale di cui ci occupiamo, l'agire ecclesiale studiato e progettato dalla teologia pastorale è caratterizzato diversamente dal mero fare, dall'intenzionalità. Si colloca ancora nell'ambito del pensiero cristiano che progetta, preoccupato di offrire elementi che concorreranno alle azioni concrete, innervandole dei caratteri propri dell'agire ecclesiale. La presenza o meno di questi caratteri costitutivi, che non sono l'essenza, ma dei fattori qualificanti, renderanno cristiano o meno quell'agire. Allora, occorre fissare questi caratteri a partire dal radicamento trinitario proprio dell'azione ecclesiale, che corrisponde esso stesso all'origine trinitaria della Chiesa e della sua missione. Questa origine, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, fa sì che, innanzitutto, l'ontologia dell'azione ecclesiale sia agapica, cioè,
così come lo è la reciproca relazione tra le divine persone. Essendo relazioni sussistenti, le tre persone non sono soggetti in sé che poi entrano in relazione, sono in quanto relazione. Quindi la verità profonda dell'azione ecclesiale è questa agape, per sua natura dinamica, feconda, intessuta di relazioni ad intra e ad extra ecclesie, così come la Trinità, può essere contemplata contemporaneamente immanente ed economica, per stare a un vocabolario divenuto classico. E solo a partire dalla Trinità è possibile comprendere la natura vera dell'azione pastorale. Dice il Concilio: in quanto popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Chiesa esiste e si comprende anzitutto come realtà misterica, la cui vita e azione sono poste in legame costitutivo, verticale, con la Trinità stessa. Della Trinità, tutto il popolo di Dio, e con esso nel popolo di Dio i pastori che lo guidano, reca i caratteri distintivi ed essenziali che è chiamato ad attestare fedelmente, in qualche modo a riprodurre nel tempo e nella storia. Nella Trinità sta la forza e la ragion d'essere del popolo di Dio. In questo senso si deve correttamente ripetere che la teologia pastorale si pone anzitutto radicalmente come contemplazione del mistero trinitario, che coglie in esso la figura, la sua figura originaria, la sorgente della carità, cioè amore gratuito, totalmente espresso verso le creature, perché nella Trinità è la donazione che fa la persona, se possiamo esprimerci così, il cui donarsi non è semplicemente un modo di agire, ma la stessa sostanza dell'essere. Questa reciprocità, che è sorgente, modello della vita della Chiesa, che dunque è comunio, è la norma prima di ogni agire cristiano ed ecclesiale. Per questo l'azione pastorale si configura intimamente, si pone prassicamente secondo il canone della gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nell'azione ecclesiale e nel ministero pastorale si manifestano perciò l'opera del Padre, quella del Figlio e quella dello Spirito Santo, secondo caratteri appropriabili alle tre persone, che possiamo riassumere nel classico trinomio creazione, redenzione e santificazione. Dunque, reinterpretare il ministero pastorale alla luce di questi caratteri è il compito che va svolto, che cerchiamo di svolgere in istituto, facendo reagire i dati contestuali, qui abbiamo finora fatto solo cenno, e dentro i quali si trova oggi un pastore a esercitare il suo ministero, con l'opera creatrice del Padre, con quella redentrice del Figlio, venuto per servire e dare la sua vita in riscatto per molti, e con quella dello Spirito che edifica la Chiesa. E già con questa caratterizzazione anche i compiti pastorali, in un certo senso, cominciano a delinearsi. Sempre faccio questo esempio: un pastore non può mai dire non c'è niente da fare, perché l'azione umana o divina che in lui è generata dallo Spirito di Dio è azione del Padre che crea, cioè che trae dal nulla le cose, e dunque non c'è mai una situazione nella quale il Padre non possa agire anche creando qualcosa che prima non c'era. La creatività pastorale non significa bizzarria o così, significa adesione a questa azione che il Padre fa e che genera qualcosa che prima non c'era o non si è mai visto. In questa prospettiva trinitaria, il ministero pastorale si comprende come un compito che non deriva solamente dalla solidarietà o dalla responsabilità possibile all'uomo in quanto uomo. Serve qualcuno che coordina, serve qualcuno che faccia funzionare le cose. Ma da un mandato che ha origine da un'azione di Gesù, inviato dal Padre, quale pastore buono che raduna il suo gregge. Il compito dell'unità appartiene all'azione redentrice del Figlio. E dunque, trattenendo questo dato biblico originario, è possibile non ridurre il ministero a un processo più o meno organico e spontaneo del corpo sociale, configurato in un modo quale che sia, o semplicemente determinato dai due poli opposti dell'irenismo ingenuo o del potere di chi è più forte all'interno di una comunità. E fa parte di questo mandato, che ha origine da Gesù, la memoria teorica ed esistenziale del compimento in Cristo di ciò che riguarda l'uomo, ivi compreso il senso della cura responsabile degli uomini. Questa risignificazione in Cristo colloca il ministero della guida pastorale
cito Greshak, nel punto di intersezione fra auctoritas di Cristo e communio dello Spirito Santo. Questo comporta per il pastore la possibilità di comprendere il proprio ministero di guida dentro quello che lo stesso autore chiama, quel modello che lo stesso autore chiama trinitario, così come fu trinitario il sacerdozio pastorale di Gesù. La missione di Cristo, cito, è soltanto uno dei movimenti che procedono da Dio. Il Padre non invia soltanto il Figlio, nel quale dona interamente se stesso, il suo cuore. Egli invia anche lo Spirito Santo, lo Spirito del comune amore fra Padre e Figlio, per attirare per mezzo di Lui ogni cosa creata all'unità del Dio trinitario. Per questo motivo non si può dissociare la missione di Cristo dall'opera dello Spirito. Nello Spirito Santo il Figlio di Dio entra nella storia e diventa uomo. In Lui egli esercita il suo ufficio messianico di riconciliazione e di santificazione, ed è ancora lo Spirito che egli emana per tutti gli uomini nella sua morte di croce, per unirsi in Lui con i credenti nell'unico corpo che nello Spirito Santo insieme a Cristo si offre al Padre. Sempre e dovunque è lo Spirito quello che crea legame, unità e comunione, ed è proprio questo movimento della communio ad opera dello Spirito a costituire l'elemento caratteristico della missione di Cristo, quel potere, exousia, che il Padre gli ha conferito, in virtù del quale egli si pone di fronte agli uomini, ora viene elevato, senza per questo dissolversi, in una unità più ampia. Fine della citazione. Basterebbe citare anche Ireneo, il padre Ireneo, il quale anche parla del Verbo, del Logos e dello Spirito come delle due mani con i quali il Padre agisce. Concludo questo punto citando Don Giuseppe Dossetti, il quale scrive: «In una parola è nello Spirito che si compie l'uscire di Dio da se stesso per l'amore del mondo, l'exitus salvifico di Dio nella storia dei senza Dio. Il dinamismo della creazione e della salvezza, l'elemento di novità e imprevedibilità impresso sempre nella storia della salvezza, l'enorme energia insita, nonostante ogni peccato, ogni divisione e lacerazione, che sospinge verso l'unità i credenti di ogni spazio e di ogni tempo, il passato di fede e il futuro della fede, questa energia è lo Spirito Santo. Non si radica in una qualsiasi pulsione creata, ma nello stesso immanente amore unificante intratrinitario. Perciò compiamo un grande tradimento dell'amore, della verità e della libertà assicurateci da questa vita nello Spirito Santo, quando noi cristiani, con i nostri comportamenti, possiamo indurre gli altri a sospettare che il cristianesimo possa essere staticità o coazione. Esso è per definizione dinamismo e libertà. Fine della citazione. Terzo punto. È proprio a servizio di questa unità che si dispiega l'azione del pastore. Unità rispetto a che cosa? Per poter rispondere dobbiamo qui richiamare alcuni dati contestuali. Possiamo innanzitutto osservare come il problema centrale affrontato dal Concilio, il rapporto col mondo, alla luce della fine dell'omogeneità tra Chiesa e mondo, si sia ora radicalizzato e fatto ancora più complesso. L'omogeneità tipica di una situazione di cristianità si è definitivamente frantumata, almeno in Occidente, evolvendo la società in sistemi relativamente chiusi, ciascuno preposto alla soluzione di problemi e di bisogni determinati, ma nessuno alla chiarificazione e trasmissione del senso della vita. Questa deriva istituzionale non colpisce soltanto e neppure particolarmente la Chiesa. La modernità declinante manifesta marcate difficoltà di rapporto tra la coscienza di libertà e individualità e le istituzioni. Prevale, come sappiamo, il riflusso nel privato. Le istituzioni sono viste per lo più come strutture atte alla soddisfazione di esigenze della vita individuale. In questo contesto di dissociazione tra mondo della vita, mondo dei sistemi, tra ragione simbolica e ragione strumentale, tra mercato e cultura, tra tecnica e valore, la tensione costitutiva drammatica individuo-comunità viene risolta producendo le due polarità simmetriche e antitetiche di conformismo e soggettivismo come modulazioni immature, precarie di identità e di appartenenza. Evangelicamente parlando, siamo in una situazione di pecore senza pastore. La guida pastorale in questo contesto patisce anch'essa un evidente depotenziamento della sua figura istituzionale a favore delle figure carismatiche. Cito:
Il problema che si pone alla religione della società complessa non è tanto quello di essere sostituita da funzioni equivalenti o da equivalenti funzionali, ovvero di risentire della penuria della domanda di religione che c'è, come poteva avvenire nella società moderna, quanto di essere esposta alla selettività e al rapido mutamento. Ne risulta una decisa discrasia tra esperienza religiosa personale sempre più individualizzata e le forme istituzionalizzate della religione di chiesa, tale per cui si assiste a una sorta di presa di distanza interiore degli individui da modelli e comportamenti istituzionalizzati. Fine della citazione. Ora, gli elementi di disagio e di insoddisfazione che ne emergono concorrono ad individuare degli obiettivi, cioè delle mete, degli imperativi atti a migliorare la prassi ecclesiale in generale e l'esercizio del ministero pastorale in particolare, mediante un vaglio il più possibile critico. Chiamo elementi di insoddisfazione appunto il conformismo, il soggettivismo, il depotenziamento delle figure istituzionali, che al contempo, tuttavia, costituiscono per noi l'occasione favorevole per ripensare e rimodellare la figura e la funzione di guida propria del pastore. Più precisamente si tratta di rendere di nuovo integrata la figura del pastore in modo che sia significativa sia ad intra che ad extra ecclesie sul piano della fede. Cioè in modo che sia a servizio di un'evangelizzazione che sappia elaborare spiritualmente, cristianamente, esistenzialmente il rapporto uomo-Dio e individuo-comunità. Altrimenti si potrebbe incorrere nel rischio che ho già accennato e che Lanza descriveva così, cito: in non pochi casi il superamento della marginalizzazione del presbitero sta avvenendo attraverso una valorizzazione ambigua della figura presbiterale, speculare del resto a quella dell'istituzione parrocchiale. La deriva pastorale che sospinge discorsivamente la parrocchia nella figura ristretta di un'agenzia fornitrice di servizi, benché apprezzata, comprime la figura presbiterale nell'immagine del funzionario, mortificandolo. Quarto punto. Ciò che da questa obiezione generale si può ricavare e quindi articolare riguardo al ministero pastorale va perciò nella direzione di un abbandono della figura del prete tuttofare, non per forza maggiore, come è la diminuzione numerica del clero, o per pressione esterna, rivendicazioni del laicato, ma per fedeltà alla natura propria dell'identità della natura del presbitero. Ne guadagna anche l'immagine, oggi spesso sfocata nella comprensione funzionale, sia per ciò che riguarda gli obiettivi generali dell'azione pastorale, sia per ciò che attiene alla delineazione degli obiettivi, dei compiti che il prete è chiamato ad assumere in seno alla comunità da lui presieduta. L'affermazione del ruolo del pastore avviene in un contesto di corresponsabilità e tutto questo non ha carattere di inginocchiamento davanti alla modernità, ma di ripresa di autenticità ecclesiale, come attesta la tradizione antica. È la figura ecclesiale della comunione che si fa modulo istruttivo per la convivenza degli uomini nella società. La Chiesa ha molto da dare in termini proprio di modello sociale, di composizione, per esempio, delle differenze. Dunque, cito anche qui Lanza, che mi sembra offrire una griglia conclusiva dei criteri riguardanti l'esercizio del ministero pastorale in questa comprensione della Chiesa come di una comunio che genera o riceve la sua unità in rapporto a Dio, ma anche come compito nei confronti del mondo. Dice: la specificità dell'identità del ruolo del pastore non ne isolano il servizio ministeriale, che si esercita nei modi propri della comunione e della partecipazione ecclesiale. Sentite il clericalismo. L'esercizio del ministero è dunque ad un tempo diversificatamente personale, collegiale, comunitario, respingendo ambiguità e fraintendimenti. Nessuna democratizzazione della Chiesa, ma una corresponsabilità differenziata non solo organizzativamente, ma in forza della sacramentalità che struttura la Chiesa. Non è una concessione, è ciò che siamo. Nessun livellamento dei compiti, non semplice divisione delle responsabilità dei campi, ma vera specificità di vere responsabilità ecclesiali. Terzo, una collaborazione che non si limita alla prestazione d'opera, ma è vera responsabilità di fronte a Dio e ai fratelli,
nessuna clericalizzazione dei laici e reciproca inevitabile laicizzazione del clero, invece, come dice Lumen Gentium 33, dai sacramenti poi e specialmente dalla Santa Eucaristia viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e verso gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Questo comporta una diversa interpretazione del ministero dell'unità. Pensarla in termini puramente burocratici o ingenuamente comunionali, secondo il modello romantico della comunità omogenea della fontana del villaggio, è del tutto, oggi come oggi, fuori luogo. Si deve affrontare in maniera dinamica, creativa, il provincialismo dei sottosistemi, fare in modo che si integrino in una progettualità e relazionalità più compiuta. Questi due ultimi termini, progettualità e relazionalità, mi sembrano decisivi al fine di elaborare un modello percorribile di esercizio del ministero pastorale, che stanno in rapporto stretto tra loro. Perché ci sia esperienza viva della comunio ecclesiale, non basta progettarla, non è sufficiente ridurla a delle relazioni quali che siano, magari quelle appunto romantiche della comunità di villaggio, e in questo senso la prospettiva della sinodalità può essere effettivamente il progetto adeguato per dare forma e corso a un modello comunionale di chiesa. È brutto citarsi, ma il mio libro Il pastore in una chiesa sinodale è del 2005. Dunque, questo progetto deve farsi carico della domanda: che significa oggi creare relazioni di comunione all'interno di un contesto che invece le apprezza solo se sono funzionali i vari sottosistemi? Che significa interpretare il ministero pastorale, la funzione della guida, non sacrificando le diverse soggettività ecclesiali, ma anzi, pensate alla famiglia, ma anzi sostenendone la missione in questo mondo così complicato e mobile? Quinto punto. A questa domanda, ed è il mio ultimo punto, io risponderei, che è la tesi di quel libro, deve sviluppare qualità di leadership. Come abbiamo visto, questo contesto è caratterizzato da contesto in cui viviamo, in cui anche Roma si articola, è caratterizzato da due fattori della complessità e del cambiamento. Cito ancora. La modernità abbandona gli assetti sociali coesi, si assesta su una pluristratificata, complessa articolazione di sottosistemi, abbandona la cultura della stabilità, di una quasi immutabilità dell'ambiente sociale, per adottare la regola del cambiamento in cui tutto è temporaneo e provvisorio, con l'inevitabile indebolimento delle eredità tradizionali, con conseguente labilità dei riferimenti normativi, retrocessi nel privato e una crescente attenzione pubblica agli ambiti procedurali e produttivi. Fine della citazione. Mi sembra interessante che il problema della guida, o più propriamente la leadership, in questo orizzonte specifico è stato affrontato anche dalle cosiddette scienze dell'organizzazione. Ed è all'interno di queste scienze che si è venuta affermando una significativa, interessante distinzione tra management e leadership. Ora, io so che parlare di corda in casa dell'impiccato, però management qui lo intendiamo così, non faccio riferimento a null'altro. Ma la distinzione è questa: il management si misura con la complessità. Senza management efficace, le organizzazioni complesse diventano caotiche, anzi, al punto da vedere compromessa la loro esistenza. È il management, l'organizzazione, che produce un certo grado di ordine, di coerenza nelle dimensioni organizzative chiare. Al contrario, la leadership si misura con il cambiamento. Ed è una delle ragioni per cui la leadership è divenuta così cruciale negli ultimi anni. I contesti economici si sono fatti sempre più competitivi e incerti, l'aumentare dei cambiamenti fa aumentare anche la domanda di leadership. Faccio sempre questa analogia militare che può aiutarci a capire bene la cosa. In tempo di pace l'esercito vive nelle caserme e dunque il potere può essere concentrato al vertice. Tutto si decide, si organizza a partire da chi distribuisce i compiti e tutto sommato le sfide da affrontare è la corretta organizzazione della vita di caserma. Il quadro cambia. Se, per esempio, io ho un prozio che è morto sul Carso 100 anni fa, aveva 19 anni, in una battaglia in cui a un certo punto probabilmente non si sono più capiti, e il suo battaglione è rimasto isolato nelle rovine del Monte Santo, del santuario, e gli hanno
uccisi tutti. Si può in guerra, in battaglia, condividere il progetto strategico di attacco, ma il potere deve essere distribuito alla base. Io non so dall'altra parte che cosa succederà. E se nella via di accerchiamento che mi hanno indicato, a un certo punto trovo, nella fattispecie, degli austriaci che mi fermano, non posso tornare indietro a chiedere al generale: scusi, ci sono dei nemici, cosa devo fare? Devo sapere qual è l'obiettivo strategico, ma poi mi devo arrangiare. Devo avere da me stesso la creatività, la capacità di portare a compimento il compito. Salto una citazione di Madeleine Delbrel, ma sostanzialmente la situazione della Chiesa è quella di essere passati, diciamo, dal cristianesimo di caserma, così dice lei, in noi delle strade, cioè la cristianità omogenea al mondo, a una di conflitto, quella della separazione moderna. Allora, l'esercizio del ministero pastorale non può essere soltanto quello di un organizzatore, ma quello di un leader. Perché? Perché adesso si tratta di capire, di decidere dove dobbiamo andare e dove dobbiamo condurre. In realtà i due ruoli hanno bisogno di essere tenuti in relazione tra loro. Perché? Perché, come dicevo prima, in questo nostro contesto complessità e mutamento coesistono. Proprio la situazione di complessità e di mutamento non può lasciare adito all'illusione che il ministero pastorale, anche soltanto in parrocchia, sia soltanto affare di un'organizzazione complessa da far funzionare. Le doti del leader, cioè della guida, sembrano necessarie a tutti i livelli, anche nella Chiesa, che non ha prodotti da smerciare o produzioni da organizzare. E salto tutte le cose che potrei dire, perché non ho... Quanto tempo ho, professor Reali? No, allora ce la faccio. Sesto punto. È intuitiva la correlazione che si stabilisce tra modello manageriale e ministero della guida pastorale, o esercitato in tempo di cristianità, quando la comunità cristiana si presenta numerosa, varia, gli obiettivi, chiamiamole così, per esempio sacramentali, da raggiungere, sono generalmente apprezzati e condivisi, e c'è bisogno soprattutto di un certo ordine, di una certa coerenza nella dimensione organizzativa. Oppure vale questo modello come direzione dell'organizzazione ad intra di una comunità già radunata, numerosa, che però ha bisogno di essere meglio strutturata, per esempio elaborando un progetto pastorale o reperendo operatori pastorali per quel progetto, oppure dedicandosi a risolvere tutti quei problemi che intralciano il raggiungimento degli obiettivi del progetto o la collaborazione con e tra i vari operatori del piano. Ma un pastore che di tipo manageriale, diciamo così, sostanzialmente è l'esecutore di un piano. Attenzione, di un piano, non di un progetto. Sappiamo qual è la differenza. Nei riguardi del quale ha soprattutto la preoccupazione che funzioni tecnicamente al meglio, sia quanto a successo del raggiungimento degli obiettivi, sia quanto a coordinamento delle attività degli operatori pastorali coinvolti, sia quanto a risoluzione efficace dei problemi che si presentano nello svolgimento, sia quanto a vastità di risonanza dei risultati raggiunti, che se ne parli, che si dica che ha funzionato. Quindi è un modello che funziona quando non vi è la necessità prevalente di motivare le persone coinvolte nella vita della comunità. Quindi funziona come miglior modello possibile, ripeto, in tempo di cristianità, ma anche all'interno delle comunità religiose o nelle comunità nate dai movimenti, dove il progetto, la visione è data dai vertici del movimento o dal loro carisma, oppure quando la comunità non è troppo esposta alle mutevoli dinamiche del mondo, oppure quando la comunità è data dall'aggregazione di più parrocchie, le cosiddette unità pastorali. È quella che funziona quando il parroco, i preti interpretano il progetto diocesano alla stregua di un piano. Quindi dove il pastore non deve intervenire con nessuna mediazione, soltanto deve raggiungere gli obiettivi fissati dal centro diocesi. Salto, poi eventualmente nel testo troverete tutto. Il modello, settimo punto, il modello sinodale, interpretato invece alla luce del modello del pastore leader, non è centrato principalmente su un piano prestabilito da eseguire, su attività adesso connesse da far funzionare,
ma sulla lettura e sull'interpretazione del cambiamento in cui la comunità si trova a vivere. Tecnicamente, teologia pastorale, sulla capacità cairologica che il pastore ha. E io ritengo che questo carisma della guida o della leadership non sia appunto un carisma che qualcuno ce l'ha e gli altri no, ma dipenda molto dalla formazione, dallo studio e dalla capacità di lettura del pastore. Sull'elaborazione, quindi, è centrato sull'elaborazione, sulla proposta di un disegno di ampio respiro che governi e non subisca il cambiamento e nel quale possano sentirsi esistenzialmente comprese e interessate il maggior numero possibile di persone. Quindi è centrato sulla creazione di rapporti di comunicazione rispettosa e profonda, condivisione di idee, orientamento delle persone, coinvolgimento nel disegno, presa di iniziativa, corresponsabilizzazione nella sua attuazione. Dunque mi sembra un modello che risponde meglio a un contesto come il nostro, segnato dalla postmodernità, no? Dove appunto gli assetti sociali non sono coesi, sono sottosistemi complessi e articolati. L'azione pastorale si misura più sul cambiamento e sull'evoluzione del cambiamento nel futuro, più che sull'organizzazione del presente. In questo senso il compito caratteristico del pastore leader è definire il senso e la direzione dell'attività pastorale, creando adesione, motivazione, responsabile, non da bambini, non l'esecuzione di un piano, la comprensione, l'orientamento, l'adesione. Il pastore elabora cairologicamente, cioè con sguardo teologico, il disegno futuro della vita e della fede della comunità cristiana. Questo lo fa attraverso la raccolta di dati, la ricerca ragionata e condivisa di connessione e di correlazione tra i dati, le indicazioni del concilio, del magistero, il discernimento evangelico come metodo, in termini e nei termini di un progetto dal quale ricavare alcuni elementi criteriologici in vista dell'azione comune di pastori e di comunità. In questo senso il pastore leader sviluppa le strategie generative dei cambiamenti necessari per aderire, possibilmente fin dalla prima elaborazione in forma sinodale, a questo piano, e lo fa soprattutto orientando le persone, cioè comunicando le scelte operate a chi è in grado, si dice tecnicamente, di creare coalizioni in linea col progetto, cioè motivando l'adesione e l'appropriazione. Come si fa questo? Mi rifaccio sempre a quel che dicono queste scienze: questa appropriazione, per attivare questa appropriazione, il pastore leader non deve far leva, come potrebbe fare il manager, sul metodo delle sanzioni, dei premi, il bravo bambino che obbedisce, ma sulle necessità, sui valori, perfino sulle emozioni individuali, cioè agisce creando connessioni tra il vissuto delle persone e quello che egli va proponendo. Per questo sa essere rispettoso dei vari referenti coinvolti. Quindi, questo significa che non ignora i loro bisogni, direi prima ancora i loro diritti, ma cerca di integrarli nella sua azione. Dunque il pastore leader non si limita a organizzare le persone, ma le orienta. Quindi la sua azione assomiglia molto a una sfida comunicativa. Cito ancora Lanza, che scrive: ciò esige come obiettivo primario la formazione di pastori e operatori pastorali in cui sia coltivata quella competenza comunicativa che consenta la conduzione adeguata degli organismi di partecipazione nell'attivazione di tutti e nel rispetto dei ruoli di ciascuno. I ruoli non vengono tolti, sono armonizzati. Una competenza che si fa tanto più preziosa nei casi di conflitto, sia quando essi avvengano all'interno della comunità attiva, sia quando provengano dalle provocazioni profetiche che la comunità, liberata da atavica afasia, lancia nel contesto della vita concreta degli uomini. Fine citazione. Quindi il pastore mira, dovrebbe essere in grado di soddisfare il bisogno di appartenenza delle persone, quello di riconoscimento, quello di autostima, quello per il quale possono esercitare essi stessi un controllo responsabile sulla loro vita, senza sentirsi eccessivamente dipendenti da un superiore che li esautora. Ci sarebbe qui tutto il tema, ma non lo tratto, dell'empowerment.
e sarebbe importante per non ridurre la sinodalità a una semplice tecnica di governo, modello puramente organizzativo della vita ecclesiale e delle strutture di partecipazione. Finisco dicendo, i due modelli sono evidentemente due idealtipi, per stare al vocabolario di Weber. Strumenti che ci aiutano a descrivere, a comprendere, a progettare la realtà della guida pastorale, del ministero pastorale in azione, senza che questa realtà sia sussunta in toto entro questi concetti. Questi rapporti sono realmente diversi, ma la concretezza della realtà, come dicevo, non stanno nei termini di una reciproca esclusione, e questo crea anche una tensione pastorale dentro la quale occorre saper stare, perché non si può togliere. Non esiste una situazione dell'Arcadia in cui si possa togliere questa tensione. Non stanno neanche in rapporto conseguenziale tra loro, cioè come se prima agisce il leader che studia, progetta, orienta, poi interviene il manager che implementa, come si dice. In questo nostro tempo complessità e cambiamento coesistono. Ogni pastore, vescovo o parroco che sia, si trova oggi a dover orientare continuamente la prassi della sua comunità, che non è soltanto occasionalmente disorientata e dispersa, proprio a causa delle provocazioni del contesto in cui si trova inserita. Ogni pastore si trova a motivare il servizio di quanti collaborano con le attività pastorali continuamente. Ogni pastore si trova oggi, nello stesso tempo, a dover gestire una struttura organizzativa complessa o essere comunque coinvolto in una struttura organizzativa più ampia, quella diocesana, quella universale, e degli operatori pastorali in contesti comunitari a loro volta molto complessi. Tuttavia, se i due modelli sono dialettici, sono anche asimmetrici. Questo significa che ogni pastore ha da privilegiare o potenziare, io ritengo, nel suo ministero, in questo nostro tempo, ciò che meglio reagisce in sintonia col modello del pastore leader. Quindi il compito profetico, cioè di lettura, di interpretazione cairologica della storia, fatta cioè con gli occhi di Dio e della fede, al fine di elaborare una risposta. Quello missionario, cioè di ministro della comunia in un tempo in cui il movimento dell'azione pastorale della comunità ha da essere marcatamente estroverso, in direzione cioè della comunio ad extra, misurandosi con un ambiente, un orizzonte culturale che è sempre meno o non è più omogeneo con la fede cristiana, e terzo, quello di edificazione dinamica della sua comunità. La sintesi pratica tra i due modelli, il suo utilizzo per l'incarnazione del modello sinodale, non potrà che avvenire a livello della persona, del concreto pastore. Cioè, finisco dicendo che tutto quello che io posso dire sono cose che poi verificheranno la loro verità tanto quanto qualcuno ci lavorerà sopra, cioè è il concreto pastore che verifica nel futuro la plausibilità di quello che sto proponendo, perché il contesto muta rapidamente. Quello che qui sto dicendo per via di modelli idealtipici ha una costitutiva relatività. In questo senso va ribadito che il primo strumento insostituibile, efficace di ministero pastorale, rimane la persona stessa del pastore che ha cura di sé, penso alla formazione permanente, e che verifica la qualità e l'efficacia del suo servizio. Da qualche parte del suo Un evento reale nella vita dell'uomo, Giussani scrive: il miracolo è la realtà umana vissuta quotidianamente senza enfasi eccezionali, senza necessità di eccezioni, senza fortune particolari, è la realtà del mangiare, del bere, del vegliare, del dormire, investita dalla coscienza di una presenza che ha i suoi terminali in mani che si toccano, in facce che si vedono, in un perdono da dare, in soldi da distribuire, in una fatica da compiere, in un lavoro da accettare. Il nostro è un tempo nel quale i pastori devono accettare di fare, di dover fare, questo lavoro di riprogettazione e di verifica a servizio di una conversione missionaria della pastorale e investiti dalla coscienza di una presenza. Ognuno dunque il suo lavoro, io proponendo quel che qui ho proposto, credo di aver fatto il mio. Grazie.